Buongiorno amici, adesso vi dico subito quelle cose da influencer, tipo benvenuti in questo nuovo video e iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividetelo con qualche vostro amico. Nel video di oggi voglio parlarvi del chippato perché vedo che in giro ci sono tante informazioni un po' confusionarie e visto che ne sto facendo grande uso in questi ultimi giorni di questi mesi, come dire, voglio parlarvene un po' più nello specifico di quali sono i giusti utilizzi, secondo me, e quello che ho riscontrato io nella mia esperienza. Forse non tutti voi sapete che il chippato può essere veramente molto utile nell'orto per diverse motivazioni e forse nemmeno saprete che cos'è il chippato. Forse il chippato è il residuo delle potature che vengono inserite dentro un macchinario apposito che le trita, possono essere biotrituratori che fanno un tipo di chippato molto piccolo o biocippatori che fanno una cosa intermedia o chippatori che fanno proprio del chippato bello grande, delle scaglie di legno che tendenzialmente tritano anche materiale molto grande. Può essere utilizzato solitamente per diverse cose, non soltanto in agricoltura, ma anche per creare energia. Viene bruciato e brucia, non è che sia la cosa più green del pianeta, però c'è chi lo usa così. Come vedete qua dietro di me, io ho fatto un paio di cumuli belli grandicelli con diverse potature che ho fatto sia qua al podere che alcune potature che mi hanno portato persone che non sapevano dove buttarle e anche potature che ho fatto in giro. Poi grazie al fatto che ho un furgone e il biotrituratore che mi è stato dato in prova ai cingoli, riesco a montarlo sul furgone, portarlo in giro, scaricarlo e utilizzarlo a distanza rispetto a casa mia. Questo è molto utile perché se il mio biocippatore non fosse stato motorizzato non l'avrei potuto spostare con facilità come faccio con questo, ma insomma vabbè. Dopo tutti questi rigiri mi sono portato tutto il materiale biotriturato qua al podere e lo utilizzo man mano per i lavori che sto facendo. Una delle cose per il quale lo utilizzo è come lettiera per i polli, ma ve ne parlo più tardi. Secondo me è molto 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 importante per introdurre un concetto nel nostro modo di fare agricoltura, che è quello della circolarità, che io vi ho riportato 6 milioni di volte, ma che è figo proprio per questo, perché non viene sprecato niente, non si bruciano le ramaglie ma tornano nel loop del nostro sistema agricolo. In che modo? Solitamente il chippato biotriturato viene utilizzato decomposto dopo che ha passato diverse lavorazioni e diversi stadi. In che modo può avvenire questo? Può avvenire perché viene utilizzato direttamente a terra come pacciamatura, quindi piano piano si decomporrà, andrà a far parte del terreno, in più avrà anche una azione diserbante perché ci proteggerà le piante dalla crescita dell'erba o qualsiasi luogo di terreno vogliamo proteggere dalla crescita delle erbe spontanee. Manterrà l'umidità nel terreno, manterrà una certa biodiversità nel terreno perché poi viene attaccato da microrganismi, insetti e micorrizze, funghi vari che sono nel terreno, che vanno a arricchire il nostro suolo sfruttando la presenza del chippato nel terreno. Può essere utilizzato come lettiera per animali. Fate un grande pollaio, mettete un bello strato di cippato al di sotto e voi non avete idea di quanto siano attratte le galline dal cippato. Sono veramente follemente innamorate di questo perché al di sotto di questo materiale si celano tantissimi lombrichi e quindi dopo un po' loro iniziano a scavare e a trovare tantissimi lombrichi, sono super mega felici, oltre a tutti gli animaletti, insettini che si troveranno di sotto. In più tutto il cippato nella lettiera andrà a assorbire le feci dei nostri animali e quindi si arricchirà e poi mettendolo da parte andrà a compostarsi, altrimenti potrebbe essere lasciato lì dov'è, lasciare che si decomponga all'interno del nostro pollaio aggiungendo di volta in volta strati superiori e questo magari decomponendosi al di sotto creerà anche una reazione chimica per il quale si va a scaldare e quindi riscalderà i nostri polli, meglio di così che si vuole, che siano polli, maiali, galline, quello che vi pare, tacchini, pecore. Per le galline è proprio ottimale per quel discorso dei lombrichi. Oltre ad essere utilizzato come lettiera, può essere utilizzato anche direttamente per fare compost, soprattutto se avete un biotrituratore che tende a fare pezzi molto molto piccoli e sono più facilmente
compostabili. Può essere utilizzato come protezione appunto dalle intemperie, dagli agenti atmosferici per il terreno in qualsiasi luogo, perché noi lo utilizziamo soprattutto nell'orto, ma può essere benissimo utilizzato anche per proteggere una zona esterna dove non vogliamo appunto che cresca l'erba, e però allo stesso tempo vogliamo mantenere il terreno ricco di vita. Io per esempio lo utilizzo nel mio piccolo orticello a casa, nei passaggi. Non è una vera e propria pacciamatura, perché lì non ci sto a crescere, a coltivare niente, ma mi mantiene il terreno umido per tutto l'orto che sta intorno, i bancali che stanno intorno, e allo stesso tempo non ci cresce l'erba, perché così è tutto meglio, tutto bello. E in più è anche potenziale materiale organico che può essere aggiunto al terreno, ovviamente in modo un po' oculato, senza esagerare e nelle dimensioni giuste. Adesso voglio parlarvi un po' del mio rapporto di amore e odio con il cippato e del per quale motivo bisogna fare attenzione a certe caratteristiche, che sono anche alcune nozioni che magari non tutti conoscono. Io personalmente ho spulciato un miliardo di contenuti che parlano di questo materiale, quindi magari può esservi utile. Come ho già detto, è un materiale molto molto versatile e molto utile, soprattutto per chi fa agricoltura, ma se si va a tastoni si rischia di fare degli errori inizialmente per poi andare a correggerli, ovviamente. Però perché fare errori quando si può guardare questo video ed evitarli subito? Allora vi spiego più o meno quali sono le cose che ho realizzato io e che ho imparato fruendo appunto diversi contenuti che ne parlano. Il più comune secondo me è quello di lasciarlo compostare da solo. Ovviamente può portare diversa materia organica una volta compostato se è soltanto materiale legnoso, ma tenderà ad impiegare moltissimo più tempo e in più a essere poco poco ricco, perché ovviamente all'interno non contiene chissà quali nutrienti. Ovviamente sarà un buonissimo humus poco ricco, però sarà in grado di trattenere molta acqua, sarà ricco di appunto materia organica che gli permetterà di mantenere molta acqua, però difficilmente si decomporrà tanto velocemente, perché ovviamente essendo una materia principalmente composta da carbonio ha bisogno di altri input organici, possibilmente verdi, per far sì che si decomponga più velocemente. Personalmente io aggiungo appunto le deiezioni dei miei polli, solitamente il rapporto carbonio-azoto deve far sì che più è ricco di carbonio un materiale, più ha bisogno di azoto per farlo decomporre. Questo avviene infatti anche per il secondo punto, che riguarda la pacciamatura, perché mentre lo utilizziamo come pacciamatura tralasciamo il fatto che decomponendosi nel terreno andrà ad utilizzare alcune cose che sono già presenti nel terreno, come per esempio l'azoto di cui ha bisogno. Per esempio, quando faccio il mio cumulo con le deiezioni delle galline, prende l'azoto dalle deiezioni delle galline, mentre se lo mettiamo a terra prenderà l'azoto dalla terra direttamente. Quindi questo può essere un po' rischioso. Per aggravare il meno possibile la situazione nel terreno, solitamente si utilizza soltanto nei passaggi tra un bancale e l'altro, o dove appunto non viene direttamente coltivato l'ortaggio, non è troppo vicino al terreno di coltivazione dell'ortaggio, ma comunque ci è sicuramente utile. Esistono diversi esperimenti che potete condurre per capire e rendervi conto di questa cosa. Ovviamente se fate un'analisi del terreno prima di aggiungere il cippato e successivamente la decomposizione del cippato, vi renderete conto che il cippato ha tolto un po' di azoto nel terreno. Ovviamente una volta decomposto lo andrà a rilasciare di nuovo, però appunto, come vi dicevo, essendo materia molto carboniosa ci metterà parecchio tempo a decomporsi e quindi potrebbe non essere ottimale. Un altro errore che può essere fatto è quello di non utilizzare il cippato delle giuste dimensioni. Per esempio, come vi dicevo prima, esistono dei biotrituratori che tendono a creare materiale molto più fine, molto più adatto al compostaggio. Questo materiale è anche meno adatto magari per essere utilizzato come pacciamatura, perché più facilmente riesce a crescerci attraverso l'erba. Io personalmente utilizzo questo, che è un po' più fine, qua come diverse pacciamature per magari arbusti o come lettiera che poi finirà nel compost, perché è più fine di altri, mentre per esempio riesco a reperirne, acchiappando un po' qua e là, diversi scarti del cippato molto più grande, di scaglie abbastanza più grandi, che utilizzo come pacciamatura in aiuola
scatuole o in, appunto, come vi dicevo, nell'orto di casa, nei passaggi, dove non voglio che si decomponga domani l'altro, ma voglio che duri molto nel tempo. E quindi, essendo più grande, dimensioni più grosse, è vantaggioso. Ovviamente, se quello andate a utilizzarlo nel compost, ci metterà un'eternità a decomporsi, perché è come prendere un bastone e metterlo sul compost e dire bene, questo in un anno diventerà compost. No, al massimo inizia a marcire, ma difficilmente diventa compost. Il metodo che io trovo più utile e più figo è appunto quello come pacciamatura per arbusti, quindi piante che magari non hanno così tanto bisogno di azoto subito, e quindi anche se il cippato gliene sequestra leggermente un pochino non succede niente. In più, perché come pacciamatura tende a non disturbare troppo all'interno del bancale, perché essendo una pianta arbustiva non è che l'andiamo a togliere, cambiare, dover rilavorare il terreno come invece accade nell'orto, e quindi è veramente molto comodo. L'altro ovviamente è all'interno della lettiera delle mie galline. Praticamente creo uno spolvero di cippato sopra al pannello che mi va sotto nell'interno del pollaio. Potete farlo anche se avete un pollaio fisico piantato a terra, mettete il cippato sul fondo del pollaio, le galline andranno a fare le loro deiezioni dentro e poi con un badile andate a spalare tutto senza dover scrostare dal pavimento, perché è tutto andato a finire sopra il cippato, che molto facilmente verrà via dal vostro pollaio. E in più, ovviamente, questo è materiale che può essere utilizzato per compostare la vostra pollina. L'andrà ad allungare e quindi renderla meno forte. E nel processo di compostaggio il cippato andrà a assorbire tutto l'azoto che è all'interno della pollina, appunto rendendosi materiale ricchissimo. Molto più ricco di se lasciamo del cippato così e basta a decomporre. Ah, ovviamente, se qualcuno di voi fosse interessato ad autoprodursi il cippato o il biotriturato, vi lascio qua sotto in descrizione sia il link del biotrituratore, biocippatore che ho io. Sul biotrituratore che ho io c'è il codice sconto Joele5, che vi permette di avere il 5% di sconto su quel biotrituratore, da aggiungere al 4% già presente sul sito per tutti i prodotti, per un totale del 9% di sconto. Quindi così, quasi il 10% di sconto, solo perché ve lo dico io. Se vi piace. È una bomba, secondo me. Funziona alla grande. Io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi a questo canale cliccando sul tasto rosso qua sotto. Attivate la campanella così riceverete le notifiche. E noi, come sempre... Ah, ovviamente seguitemi anche su Instagram. E noi, come sempre, ci vediamo qua su questo canale con un prossimo video. Ciao belli!